Podcasting. Fare podcasting. Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani. A cura di Giulio Gaudiano. A cura di Giulio Gaudiano. Ciao, grazie Andrea per questa presentazione abbastanza che mi mette subito in imbarazzo, eccetera. E io lavoro a Radio 3 per un programma di audiodocumentari che si chiama Tre Soldi. È un programma, come diceva prima Riccardo Palombo, noi abbiamo un format e dobbiamo alla radio, bene o male, rispettare questo format. Grazie al cielo, a Radio 3 il direttore non è molto rigido e quindi a Tre Soldi siamo abbastanza libere di raccontare le storie come vogliamo. L'unico vincolo è il tempo. Durano le puntate 15 minuti e quello è, può essere 14, 15 e 30, però effettivamente rispetto ai podcast abbiamo dei vincoli. E allora, intanto, cosa sono gli audiodocumentari? Gli audiodocumentari sono delle forme sonore per raccontare la realtà. Con l'audiodocumentario usiamo il mezzo radiofonico al suo massimo, nel senso che ci sono tre elementi fondamentali per poter raccontare la realtà con l'audio e sono le parole, i suoni e la musica, e nell'audiodocumentario li usiamo assolutamente al massimo tutti e tre. È proprio trovare questa armonia tra musica, parole e suoni è il compito di tutti quelli che lavorano in radio e di tutti quelli che lavorano con l'audio. Il semplice suono infatti è importantissimo perché ci mette in diretta comunicazione con la realtà. Ancora prima della parola c'è il suono che ci mette in comunicazione con la realtà. È anche il primo senso che sviluppa il feto, quindi ci sarà anche, non lo so, un collegamento che ci rende tanto tanto vicini al suono. Prima della vista c'è il suono. E quindi il racconto senza le immagini in realtà è potentissimo. A noi spesso ci invitano a festival e ci dicono: ah, facciamo una sezione tipo cinema senza immagini, oppure spieghi cos'è un audiodocumentario. Ah, perfetto, quindi è un documentario senza immagini. Noi diciamo, beh, no, cioè, nel senso, questo è un linguaggio che gioca molto per sottrazione. In realtà la cosa, l'audiodocumentario è una narrazione per le orecchie, non è una narrazione senza immagini, ma è una narrazione per le orecchie. Del resto ormai direi che anche proprio grazie a tutti voi che fate podcast si sta sviluppando molto la cultura dell'ascolto e siamo un po' usciti da quella fase in cui, no, l'immagine e la parola scritta mettevano in ombra l'ascolto. Comunque, a proposito di ascolto, io ho portato due esempi di audiodocumentari molto diversi che possiamo ascoltare. Possiamo ascoltare il primo, che si intitola Il Sottosopra, e è un documentario non narrato. La narrazione è affidata direttamente ai testimoni, quindi possiamo partire con il primo ascolto. Grazie. Scrivere la miniera è difficilissimo e dall'esterno non lo si può fare. Per capire la miniera bisogna esserci dentro con i minatori che lavorano. Ed è praticamente indescrivibile perché bisognerebbe descrivere il vuoto della montagna, il vuoto creato dal minatore nella montagna. C'è vuoto in miniera e buio. E qui c'è il minatore. Essere minatore è più che un lavoro, un mestiere, è uno stato d'animo. È un modo di essere, appunto. Una volta che si va in miniera, o la miniera la si rifiuta immediatamente e si scappa dalla miniera, perché è un mondo assurdo, oppure, stranamente, ci si innamora della miniera e si sente l'orgoglio di essere minatore.
Questo orgoglio è dato dai tanti pericoli che si affrontano in miniera e che l'uomo, diventato minatore, riesce a superare, ma vincendo se stesso però. L'ego, l'io, non esiste in miniera. In miniera esiste il noi. Si ha una necessità continua dell'altro. Raramente un minatore dice io, noi. Ok, e vabbè, come avrete sentito, il suono è potentissimo in questo lavoro. I due autori, che sono Stazzi e Casu, hanno iniziato proprio con la registrazione dei suoni. Sono andati nel territorio del Sulcis Iglesiente, sono partiti dal suono. Prima di incontrare i minatori, hanno registrato suoni all'aperto, suoni dentro le miniere, nel parco geominerario, e poi soltanto in un secondo momento hanno conosciuto un po' di minatori, hanno stabilito delle relazioni molto intime con loro, fino a sceglierne due e affidargli la narrazione del progetto. È un lavoro che ha vinto molti premi l'anno scorso, ha vinto il Pritalia, che è il premio più noto a livello internazionale audio televisivo, e ha vinto circostanza molto strana, non era mai successo, anche il Pre-Europa, che invece è un premio europeo. Tra l'altro, volevo dirvelo perché magari vi interessa, il Pre-Europa è aperto a broadcaster indipendenti e ha una categoria di digital audio, quindi magari qualcuno di voi è interessato a concorrere, si può, mentre il Pritalia è un premio per broadcaster diciamo ufficiali. E questo premio ha vinto, la motivazione è stata gli autori hanno avuto il coraggio silenzio non inteso come vuoto, ma silenzio inteso come assenza di parola, silenzio inteso come un tempo che ci prendiamo per ascoltare i suoni. È anche particolare che abbia vinto un lavoro in cui il narratore è assente, in un periodo storico in cui il narratore è presentissimo sempre. Pensiamo ai podcast, sono quasi sempre, no? Gli stessi autori dei podcast sono quasi sempre i narratori, anche dovuto, credo, all'influenza del modello americano. E comunque invece è riuscito a vincere un lavoro dove il narratore non è presente. Il narratore non è presente perché è un'esperienza talmente tanto corale, quella della miniera, talmente tanto collettiva, che non poteva che essere affidata ai testimoni stessi. Ora partiamo con il secondo ascolto, che è invece un documentario narrato, Piccole storie di Fazzi. Roma, 8 febbraio 2019, Centro Sportivo Santa Margherita. Io non so se è un effetto dell'età, ma la sensazione è che negli ultimi anni la grande storia sia sempre più lontana dalla mia vita, cancellata dalle migliaia di incombenze delle piccole storie del quotidiano. Mi sta succedendo quello che così tanto a lungo ho rinfacciato ai miei genitori e a tutta la loro generazione? Ho dimenticato sogni, scopi, obiettivi comuni in nome del comfort del capitalismo. Ma com'è possibile che stia accadendo a me? Oggi che abbiamo solo il capitalismo senza più nemmeno i comfort. Non lo so. Ma poi, mi è mai stata davvero data la possibilità di cambiare qualcosa? C'è mai stato veramente un momento in cui... Ok, era più lungo, però credo che abbiamo tutti fame, quindi lo potete riascoltare comunque sul sito di Tre Soldi, come anche il sottosopra, scaricare in podcast quello che vi pare. Comunque, questo è Riccardo Fazzi, era l'attacco della seconda puntata di Piccole Storie, ed è appunto una riflessione sul rapporto che c'è tra memoria e storia, come la grande storia entra nella nostra vita.
È molto interessante come lavora Fazzi, come avrete sentito, la prima cosa che ci dice è il giorno, il luogo in cui è quello che lui sta facendo. Questo è fondamentale nella narrazione sonora, perché ascoltare una riflessione di quest'autore sul vuoto non sarebbe per niente interessante. Invece ascoltarla in un universo spazio-temporale ben definito ci coinvolge molto di più. Queste si chiamano scene, cioè la costruzione di queste situazioni si chiamano, sono scene, diciamo, dove esiste appunto una unità di luogo, tempo e azioni, e sono fondamentali per dare completezza alla narrazione. Anche, vi sarete accorti che anche Fazzi lavora moltissimo sul suono, lo fa in maniera diversa da Stazzi, si chiamano praticamente uguali, quindi mi incasino un po', perché praticamente Stazzi e Casu registrano i suoni lì in presa diretta, direttamente nel luogo di cui parlano, eccetera. Il lavoro di Fazzi invece è tutto in post-produzione. Lui registra, ovviamente la sua voce, come avrete sentito, è registrata in studio e successivamente è montata. Paradossalmente è molto più difficile utilizzare il suono come fa lui, ci vuole una grande maestria, perché il suono naturale è quello, ce l'hai, eccetera. Invece trovare un suono che veramente riesca ad accompagnare quello che diciamo non è facile, perché appunto, come dicevamo, il suono è, ci mette direttamente in collegamento con la realtà. Quindi in un certo senso ingannare le orecchie è molto molto difficile, e anche essere troppo didascalici non funziona. Che ne so, se parlo di un'aquila e sento un'aquila, come ascoltatore ci rimango un po' così, cioè non mi avvolge quel suono, cioè lo sento come proprio didascalico. Quindi vabbè, niente, era per sottolineare che quando i suoni non sono parte integrante della scena bisogna stare molto attenti e bisogna essere molto bravi ad usarli. E niente, praticamente volevo dire un'altra cosa sugli autori con cui lavoriamo a Tre Soldi, che hanno stili molto diversi, però ovviamente è importante che tutti propongano un punto di vista nuovo e che gettino luce su un coni d'ombra che finora non sono stati illuminati. E credo che in un momento, ancora di più in un momento in cui diciamo tecnicamente tutti possiamo fare tutto, è molto importante trovare un narratore che ci accompagni e che entri in piena relazione con l'ascoltatore. Ora, l'ultimo ascolto è il podcast originale che stiamo preparando, perché ovviamente, vabbè, questi sono audio documentari, tutto quello che va in onda su Radio 3 è scaricabile in podcast, ma non sono podcast originali. Invece stiamo lavorando a questo podcast originale che si intitola Labanov. Ovviamente è fondamentale per il servizio pubblico iniziare a lavorare sul podcast, forse avrebbero potuto farlo anche prima, comunque meglio tardi che mai, perché ovviamente la radio non l'ascolta più nessuno, cioè si ascolta dai 40 in su, ma anche dai 50 in su, le nuove generazioni non ascoltano radio, ascoltano solo podcast, e quindi è fondamentale per il servizio pubblico intercettare anche questo pubblico e misurarsi con questa nuova possibilità di raccontare storie. E quindi niente, vi farò ascoltare il trailer di Labanov, che è un lavoro su Labanov, non so se voi siete di Milano e sapete cos'è, comunque è il laboratorio di antropologia forense, dove praticamente lavorano medici legali per identificare i morti. Quindi parte l'ascolto, grazie. Ok, allora apriamo. C'è il reperto 5 e il reperto 3.
se dei resti umani vengono trovati, è giusto in qualche modo restituire loro la dignità di un'identità, che magari non è un'identità specifica, ma tu eri una donna, eri un giovane, anziana, è un po' come ricostruire una storia che in parte è andata persa, ma si riesce a recuperare attraverso la scienza, quindi è sempre un po' il ricordo della persona che era. Quindi manca la mandibola. Il problema di avere dei morti non identificati è enorme, solo che è poco conosciuto. Allora, Omero, no? Achille, Ettore, cioè tutte queste storie, questi racconti dell'antichità già fanno pressione su il fatto che i morti vadano sepolti e sepolti con il loro nome. Sul dorso. Ok, voilà. Cioè, il cervello che cosa usa per riconoscere una faccia? Questa è la roba che secondo me è il tema centrale di tutto questo lavoro. Non si riesce a capire come fai tu, mentre cammini per una strada piena di gente, in una frazione di secondo, a riconoscere con la coda dell'occhio, no, uno tra mille altre facce. Ok, questo è il dato di fatto. Sappiamo fare questa cosa. Comunque giovane. Come fa la testa a farlo? Direi caucasoide, quindi una faccia di tratti europei e molto giovane. Macchie di carburante, giubbotti salvagente e pezzi di legno è quello che resta in mare. Del peschereccio di 30 metri nessuna traccia. Lo scafo ribaltato ha intrappolato tutti sotto l'acqua. Il naufragio 60 miglia a nord delle coste libiche. Sul posto è arrivata la nave Gregoretti della Guardia Costiera, che ha recuperato 29 corpi senza vita. Uno dei sopravvissuti ha raccontato che a bordo c'erano oltre 700 persone. Corpi che non vedremo mai, finiti negli abissi del cimitero mediterraneo. Ragazzi, questo è l'ultimo sacco della coperta, 4, 5, 7. Ok, si sta scaricando un po' il tessuto secco. Non appena si verifica una situazione in cui il cadavere non è ben conservato, le persone non si vedono da tanto tempo, sei in una situazione di un disastro per cui anche l'assetto psicologico è diverso, allora bisogna passare dei sistemi di identificazione scientifica. Ci segniamo che se riuscite a stenderlo con una... Ecco qua, c'è forse qualcosa, e dopo vediamo. Allora, quanti denti mancarono? 2 di quelli davanti, giusto? Che dovremmo recuperare. La cosa, il messaggio che fa fatica a passare è quello più importante, che i morti si identificano per i vivi. Labanov, un podcast originale di Radio 3. Prossimamente. Fare podcasting. Fare podcasting. Consigli, strumenti e storie dei migliori podcast italiani. A cura di Giulio Gaudiano. A cura di Giulio Gaudiano.